Ecco qua. E siamo alle semifinali. Di nuovo Michelangelo con un mazzo diverso. Topolina. Si Topolina. Chiama. Bellissimo. Uno. Ah, ehi, hey, Pluto. Ok, basta, non mi viene bene la voce di Topolino. No, non sai fare. E l'altro invece ha un nome strano. Quindi guardiamo subito le mani di tutte e due. E insomma, sono due mazzi carogna. Bello partire così, eh? Per pescare. Oh, bella la mossa di prima mano. Si è pescato un botto di carte. Ma posso tirare solo una carta, ma chi la, vabbè, anche dell'altro con madre. Non parte male, Michelangelo non parte mica male. La madre e il titano meccanico, qualcosa del genere si chiama. Sì. Non mi ricordo esattamente se è meccanico titano o titano meccanico. Lui dichiara selvaggi. Selvaggina, grufolatore e... Attiva quella solo per ottenere un euro. Vabbè, certo, non ci sono creature. Un po' sprecata. Ehi, perci, però sai benissimo che l'importante di ciclare la mano è fondamentale. Cannone madre. Sì. Primo turno non serve a niente. Allora, torci pensieri, giusto? Sì, torci pensieri, quella la scarta. Vabbè, perché dice per adesso non serve. PS, e... qui si dimenticano sempre di mettere le carte inginocchiate quando entrano in tutte sì, le ovviamente, partite. Ovviamente, ragazzi, che... quindi dovete un po' intuire perché si divertono a giocare veloci, noi compresi, però vabbè, stordiscono tutte tranne Marte. Stordiamo tutti tranne Marte, quindi si è autostordito. Comunque, giocato... Fermoni da battaglia, una delle mie carte preferite, signori miei. Pesca un bel portale di Dis, ho visto. Il portale di Dis è sempre, è forte, sempre è bello. Forte. In alcuni mazzi noi e si esaurisce uno dei due vincoli forte. Che ha. Perché sì, vi ricordiamo che quella carta lì stordisce vero tutti, ma... Vabbè, lui dopo dice, ok, li uso. Esatto. Bravo. Bravo che li hai esauriti, grazie. Questo no. Questo no, però, perché per qualche motivo l'ha voluto entrare dritto. Alterazione di fase che li dichiara... Non mi ricordo che casa, però... Però lui ha solo Dis. Quindi, cioè, quindi ha sbagliato. Si casa perché sennò gli avrebbe... Mi sembra abbia chiamato selvaggi, forse aveva paura. Aveva paura di selvaggina, dici? Può darsi. Oh, ho visto anche dall'altra parte un aiuto della la flotta madre lì, come cavolo si chiama. Sì, la flotta madre è quella che... Quella che ti permette di pescare in base a quante carte rilevi. Riveli, non rilevi. Cosa dichiara mai? Dichiara Dis, dice va bene. Poi vabbè, ma cosa vuoi dichiarare? Qualcos'altro? Poi gli appura due carte, dice devi curarmi due carte dagli scarti. Io ti appuro quella che mi permette di cavarmi carte in mano e l'altra che è quella che puoi giocare una carta non della, della casa attiva. Alterazione di fase, esatto. Della casa attiva, quindi non è male. Non logo, scusate, non della casa attiva. Dice, va bene, vabbè, okay. Esaurisce l'ultimo vincolo pescando una carta in meno. Esatto. Non ha voluto usare altro. Perché non lo so, si è limitato molto la mano. Mentre prima ha utilizzato una carta molto buona per ciclare, sto giro non l'ha fatto. Perché so aveva perché. Molte carte, diciamo, che rubano se il tuo avversario aveva tanto in DM. Vabbè, quindi, però è uguale. Dice, lo tengo. Io me le sarei ciclato tutto, piuttosto avrei scartato il portale. Anzi, in realtà l'avrei usato, data che... Anche te. Anch'io. Il portale l'avrei usato. Lui attiva cosa? Con la limitazione che hanno fatto. Ah, sì, è il trucco dell'uccello, che adesso non è più così bello. Sì. Gli ruba praticamente tutto, tra monello e trucco, ormai non c'è più niente. Rimane solo un Ember, pure. E poi guarda. E poi gli incula pure quella facendosene altri due. Mi pare sia... Non male. Vagamente in check se ne è messa uno in più. 2-2 dice no, va bene, perché sì, vedi che ne ha cavato noi, abbiamo preso 3 per sbaglio. No, vabbè, succede, ragazzi, lì... No, vabbè, se ne sono accorti, va bene. Non vi preoccupate, cioè... Che poi qui siamo già, eravamo già 4 ore che giocavano sti poveretti, quindi c'è una stracca addosso. Miasma dice, vabbè, lo attivo, anche se... Si sa mai. Tanto mi faccio un Amber. Si sa mai che gli piglia lo schizzo, ci caccia un caricatore. Adesso ha attivato Toxin, scusate se vi ho ripreso di qua, perché di là... Vabbè, Toxin, certo, per scartargli una carta già ne ha 7. Allora, qui sarebbe bello. Casuale, di solito noi utilizziamo il dado, loro la vabbè. Scelgono che va bene lo stesso, tanto è casuale. Non e poi sai. Attiva, vedi, invece ha fatto bene attivarlo qua, ha tenuto. Ha fatto discretamente bene, anche se in realtà non ha giocato carte così fondamentali, quindi se lo giocava prima rimaneva in vita vabbè. Un monello. Bella, questo invece ha fatto bene a tenerselo, ha fatto sì. Molto ne molto ha bene pensa a tenerselo. Che da quello che mi ricordo, che abbiamo visto anche prima nella mano, ne ha 2. E questo è un piccolo bastardo che dice se il tuo avversario ne ha 7 o più li cattura tutti a illusione, ha solo 2 di forza però, quindi... È facile da ecco come da segare. Ecco come l'ha ucciso. Vabbè. Cioè, va bene, ridammi le mie Ember. Perfetto, muore. Chiudiamo la questione subito che inizia a darmi fastidio. Va bene. Bellissimo. Non vedo cosa ha giocato.
ha giocato la cosa Nexus e quell'altro non mi ricordo, l'artefatto regalo, è un regalo, regalo qualcosa, non si chiama regalo, è consegna speciale, consegna speciale, bravo, esatto. Ragazzi, sì, pian piano i nomi delle carte ce li impareremo, ma molto con calma, meglio in inglese, dai, ma vaffanculo, in inglese non so neanche come chiedere, e io ritiro l'altro. Si sa mai che non vuole fargli forgiarla prima. Boh, veramente sono sprecati di lanciare così. Io di solito li avrei tirati, cioè, quando forse sei verso la più fine avanti partita. Ma se ce li hai lì che ti danno fastidio. Però aveva altre carte in mano. Quella ha ragione. E poi aveva anche uno spezza chiave, quindi in realtà poteva anche convenirgli aspettare il turno dopo, ad avere più disi in mano. Esatto. Boh, io avrei tirato prima spezza chiave. Cioè, tu avresti aspettato che forgiasse, il turno dopo gli avresti spezzato la chiave, regena dell'altra Ember, spezzata, come adesso, esatto, vedi? Spezzata la chiave e dato lui ovviamente gli utilizza i feromoni da battaglia con Nexus, usa il cannone madre. Bella. Come ha fatto ad usare Nexus? Ah, perché ha usato i feromoni da battaglia, c'hai ragione. Esatto. È perché era del suo campo d'avversario. Però fai come se fosse tu, quindi il cannone madre lo può usare. Vedi, adesso lui e dice, gli ha spaccato. Adesso lui sembra messo male, per fortuna alzati. Ho visto che in mano Giovanni. Vabbè, un però gli spacca tutti, tutto. Che non si sa mai. E io l'avrei magari fatto, non so cosa avessi scartato. E stavolta lo fa forgiare. Vabbè, ti tocca. Però c'ha lo spezza chiave in mano, ricordiamocelo. Bene, 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 ha forgiato la sua prima chiave ed è già 5 ambre, tra l'altro, perché ne ha formate veramente, veramente tante. Ah, tra... L'altro ha, tra l'altro, il problema del vincolo. Perfetto, buona, esatto, buona, buona mossa. Rivela 2, pesca 2. Hai Marte pronto in mano, potrebbe utilizzare il cannone, ma dato che l'altro non ha creature... Ah, oh, bellissimo, bello, che entra pronto. Raccoglie. Però si dimentica di fare un effetto. Deve sparare 2 danni. Ah no, ce li ha messi. Ce li ha messi. Scusate, vedi... E si fa 2 danni da solo. Peccato, sì, forse sperava di pescare vedi, più adesso più lì spezza di nuovo la chiave. Beh, spezza chiave, quindi si rimette. Dice, mettiamo un dado. Sì, perché tanto è già in check doppio. In teoria lo sappiamo benissimo che non si può. Si sa che non si può fare, bisogna utilizzare la roba legale, non si possono usare i dadi perché si potrebbero girare, ma più di 6 non puoi andare, quindi al massimo... E dopo ti tira un bellissimo alzati. Vabbè, alzati e l'alzati. E poi dice, va bene, hai forgiato, mi hai tutto. Adesso me le ridai. Veramente. E in poche parole c'è sempre... Sì, una però è facile, perché tanto basta che chiami Marte, basta che raccogli... Ah, che fastidio! Quelle 2 carte sono un discreto ditino lì dove non batte il sole. Sì. E ne ha un altro in mano. Perché si è recuperato con un altro. Esatto. Dice, va bene, perdi la metà. Perdi la metà perché lui non ce l'ha... Non serve tanto, io non l'avrei tirato perché non vale il vincolo che ti dà. Ormollino. Sì, l'avrei. Il problema è che non può richiamare, non ha potuto Michelangelo richiamare Marte. Perché... Qui lui dice, vabbè, indifferente, dovrei pescare in teoria, non andrebbe bene. Perché tu decidi tu l'ordine. Sì. Così lui se lo tiene in mano e secondo me cambierà molto sta partita. Adesso quella, lo vedrai. Carta tenuta in lì mano. Ormai doveva dire che era in campo, secondo me, mio parere personale. Sì, perché... ma adesso insomma... No, cambia, lo noterai tra un po'. Cambia molto la questione, sì. Molto. Mi dispiace, io sarei stato più fiscale, dato che è un torneo, sì, mi sì, dispiace, sì. Però... Allora, dato che il giocatore, ricordiamo sempre, il giocatore attivo decide l'ordine di attivazione degli effetti, quindi in caso di accesso alla biblioteca e Wormhole, te puoi scegliere se... Però lo devi scegliere prima di pescare, se esatto, pescare o tirare la carta. Cioè, Wormhole puoi sia scegliere che venga giocata la prima che peschi, o pescarla prima e giocare la seconda. Esatto. Ma devi dichiararlo prima di farlo, esatto, chiaramente. Adesso vedremo. Qui non sono stati troppo fiscali, ma sarebbe fidati il caso di farlo. Fidati che cambierà molto, farlo, molto la partita. Perché sì, è una carta ombre che ti permette di rubare. Rubi un artefatto, ragazzi. E puoi controllare. Non che rubi se un artefatto. Rubi spacchi un artefatto. No, entra in campo, frega un artefatto e diventa tuo. Se non è della casa attiva, diventa ombra. Diventa ombra. Cioè, noterai. Dice adesso arriva anche. Adesso, intanto che aspettiamo che si settemano, perché hai detto, guarda, le abbiamo. Abbiamo portato le altre Ember. Perché hanno aggiunto Ember. Guarda, mie! Cioè, lui gli guarda gli perché vede, dico che deve essere fiscale. Perché adesso lui tira quello e gli presa la frusta. Lui non è, e quindi, sì, quindi se, e poi gli spara quello e glielo ripura. Questo gli farà cambiare molto, molto, certo, la partita. Perché è una frusta che tu non hai, ma in quel mazzo ce l'hai. Qui si sono dimenticati di passare l'Ember. L'Ember l'ha messo di là al posto di darglielo. Non so. Allora, si sono mossi molto velocemente. Penso sia tutto regolare perché c'è il giudice. Sì, sì, c'è il proprietario. Che fa da giudice, chiaramente. Scusate se non abbiamo commentato adesso in questo, ma era questa cosa da puntualizzare. Secondo me, ti dico, bisogna essere un po' più fiscali da questo punto di vista. Però, dai,
Torniamo a Giovanni, comincia a fargli rimbalzare le cose in mano nel mazzo. No, nel mazzo, gli è rimbalzato nel mazzo. E dice, va bene, mischiamo, dice, wow. Dovrebbe alzare. Ci sono due carte, ragazzi. Carica la scarta perché dice, ok, non riesco a forgiare. Cioè, il problema è che adesso ha la sua frusta. E se aveva la frusta di là, 3 botta, spendeva 9 per forgiare una chiave. Sì, effettivamente è una cosa che guarda la mano la partita. Con quell'insetto bastardo può guardargli la mano. Wow, bella. Insomma, sì, purtroppo. Fidati che quella per me ha cambiato molto. Cioè... No, secondo me non così tanto, ma sicuramente ha dato un vantaggio molto forte a Michelangelo in una giocata che altrimenti sarebbe stata un pelo più complicata. Bello. Sì, quando raccoglie l'altro, il problema è che lui continua a forgiare. Cioè, lui ha tanta ambra. Vabbè, certo, talmente tanta ambra che continua a forgiare. Ne ha già 6 anche quindi, per la prossima. Cioè, è quasi finita, ragazzi. Cioè, non penso. Non c'è più possibilità, non può giocare cartazione. E gli dice, guarda, ho perso. Ha perso perché senza cartazione ha perso.